Che cosa sta succedendo? Cosa succede nelle prossime ore? Noi abbiamo cercato di farcelo spiegare in 3 minuti dal nostro consulente meteorologo AMPRO Marco Rabito. Questo è quello che ci ha raccontato poche ore fa. La necessaria premessa è che le previsioni del tempo hanno anticipato con grande efficacia quelli che sono stati poi gli eventi atmosferici che hanno interessato l'Emilia-Romagna negli ultimi 2 giorni, permettendo agli enti preposti di emanare con sufficiente anticipo degli stati di allertamento che hanno permesso alla popolazione di aspettarsi quello che poi si sarebbe verificato e quindi di agire in maniera tempestiva di conseguenza. Tra la serata di martedì e la mattinata di oggi sull'Emilia-Romagna, in ampi settori dell'Emilia-Romagna si sono misurate oltre 200 mm di precipitazioni, che in alcuni casi hanno anche superato i 250 mm sulle zone montane di quel territorio. Un ciclone mediterraneo che nella sua prima fase di rafforzamento aveva convogliato verso nord anche delle masse d'aria molto instabili e molto ricche di umidità dal Mediterraneo più meridionale, ha poi risalito la penisola posizionandosi sull'Italia centrale, avvettando queste masse d'aria proprio addosso ai rilievi emiliani e romagnoli, quindi addosso all'Appennino, producendo queste precipitazioni che poi hanno causato esondazioni e sormonti arginali, nonché movimenti franosi che stiamo osservando in queste drammatiche immagini che giungono da quei territori. Simili cumulate di pioggia vanno aggiunte a quelle che si erano verificate circa 15 giorni fa. Si tratta quindi del secondo importante evento alluvionale che interessa i medesimi territori in un arco di tempo molto ridotto. Si tratta probabilmente dell'evento alluvionale più importante degli ultimi 100 anni per quei territori. Le cause di questi fenomeni atmosferici sono molteplici. Sia per quel che riguarda la reazione dei territori, che questo compete all'idrogeologia dei territori stessi, sia dal punto di vista meteo e climatologico. La causa primaria oggettivamente è l'intensità e l'abbondanza delle piogge che sono arrivate. Sono piogge che sono cadute con troppa intensità, con cumulati notevoli e soprattutto in archi di tempo mediamente ridotti. La cadenza di eventi di questo genere, che si fa sempre più stretta, ci comunica attraverso la drammaticità di queste immagini che stanno vivendo i nostri fratelli emiliani e romagnoli come l'estremizzazione meteoclimatica sia già presente. Una condizione che nel futuro sarà sempre più una scomoda compagnia delle nostre vite, al punto da condizionare le nostre vite. Conoscere e lavorare nella prevenzione, nella mitigazione, nell'adattamento sono le uniche strade da percorrere, da subito, anzi addirittura da ieri. E nel chiudere questo mio intervento voglio augurare di riprendersi presto ai fratelli dell'Emilia-Romagna e credo che sia importante anche ringraziare tutti quei volontari che anche da Vicenza e dal Veneto sono partiti con scarso preavviso per portare il loro prezioso aiuto.